comunque io ho l'impressione che Krishna quest'anno giocherà molte partite, questa è l'impressione che ho io, e quindi ci sta pure che Krishna giochi domenica, anche perché onestamente Federer ha messo un visto fino adesso, ripeto, al di là di qualche sprazzo ha fatto vedere poche cose, quindi ci sta che giochi Krishna. È una partita sicuramente alla portata della Lazio, anche storicamente, insomma, al di là del pareggio dello scorso anno, la Lazio a Chievo ha sempre ottenuto risultati importanti, quindi è una partita che deve vincere anche per riscattarsi, per chiudere definitivamente in parte quantomeno, insomma, la partita di Leverkusen. Poi come ci va tatticamente in campo, io penso che lui andrà ugualmente con 4-3-3. Io penso questo, non credo che vada al 4-2-1, perché Pioli questo tipo di... sarebbe un ritorno a Regni addirittura, quindi io credo che si andrà su 4-3-3. 4-3-3, poi alla fine sarà così. E prima, all'inizio della trasmissione, abbiamo parlato del mercato. Io ho detto che per me non c'è nessuno, condividi questa cosa? Fino al 31 la Lazio non farà nessun tipo di operazioni in entrata? Sì, sono convinto. Quindi niente di rilevante, ti può pure arrivare qualcuno, ma niente di rilevante, niente non è che ti arriva il giocatore che... no, assolutamente, rimangono così come stanno. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo invece, al di là di come la Lazio ha giocato, insomma, vabbè, di tutti i problemi che abbiamo fino adesso detto, però se andiamo a analizzare gli ultimi 5 anni della Champions League, anche quando c'era l'ultimo, ti ricorderai tu sicuramente perché lo scippava alla Lazio puntualmente, direi all'Udinese, il posto per il preliminare, negli ultimi 5 anni, solamente nell'anno della Champions League 2013-2014 è passata l'italiana che giocava il preliminare, parliamo di quell'anno, fu il Milan a passare, Milan. Per rotto della cuffia, poi oltretutto mi sembra con l'Anderlecht, se non mi sbaglio. E è anche un problema del calcio italiano questo fatto di arrivare sempre male con questo appuntamento? No, non è che arrivi male, Max, perché non ci succede. Cioè, i presidenti fanno tutti quanti il ragionamento che ha fatto Lodito, tranne Milan, se vogliamo, l'Inter, se vogliamo la Juventus, e gli altri presidenti non... purtroppo non se la sentono di investire, sapendo che potrebbe anche esserci il rischio di non passare il turno, perché è successo così con Napoli pure lo scorso anno. Certo. Quindi il tema vero è che il calcio italiano in questo momento, guarda, abbiamo detto tante volte, la terza del campionato italiano non vale la terza del campionato tedesco, questa è la verità, e quindi i risultati sono questi. Eh sì, infatti è questo. Senti, velocemente, l'ultima cosa è questa: ti piace questa nuova formula della Champions League, in cui sia nelle fasi dei playoff, ma in particolare nei sorteggi, i campioni sono, diciamo, privilegiati? Sì, giusto così. Chi vince il campionato è giusto che venga, che abbia questo riconoscimento. Credo che sia una cosa altamente meritocratica. Va bene. Carlo, grazie, sono le 9, ci sentiamo grazie lunedì per commentare i risultati della domenica. Volentieri. Un abbraccio, volentieri, buona grazie, domenica. Ciao. Ciao, ciao Carlo. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Bene, Mauro, invece a te non ti piacciono, già l'hai detto. Che cosa? Questo nuovo metodo. Beh, è da vedere. No, ho detto che mi piaceva perché... Ah, no, era il Pampa che non Pampa piaceva. Pampa. No, io ti posso aggiungere, cioè, si chiama Champions League, Lega dei Campioni, e quelli sono i campioni, quindi... È giusto, come diceva Cotticelli. Eh sì, io penso. Un po' triste comunque dalla situazione della Lazio, che secondo me comunque col Chievo si scrolla di dosso la partitaccia con Leverkusen e va a punteggio pieno. Bah, io invece ho la netta impressione, caro Davide. L'hanno sentita? No, che c'è il 50% di possibilità che accada questo, ma c'è anche il 50% di possibilità che c'è il rinculo psicologico. E quindi c'è il grosso rischio invece di non andare bene e di entrare, diciamo che poi il Napoli l'anno scorso, no? Sì. Ti sì. Ricordi poi anche in campionato subì una volta che entri poi nel circolo
di queste sconfitte, non fiducia, le pressioni. Esattamente. Sì. E poi gli mancano i giocatori, tra infortuni e altro. Lo so, però tu devi mettere in preventivo certe cose, devi fare il mercato. Esatto, se tu il mercato non lo fai, c'è poco da fare. Almeno due per ruolo. No, non c'è possibilità. Io sono convinto che, come ho cercato di dire, di anche di fare domande a loro, però finché c'è la volontà di non fare un passo avanti, sì. Chissà, secondo me, io lo so perché penso, anzi credo fermamente che sia una scelta del personaggio, perché in questo momento sta facendo la sua carriera all'interno della federazione, che poi sì. gli potrebbe diventare anche un futuro, un altro tipo di questioni, e che ne so, ragazzi, è possibile pure che, e quindi la Lazio non può avere una vetrina, perché se ha una vetrina qualcuno si potrebbe avvicinare, come diceva Carlo, quello sarebbe la sua fine, perché sì. A quel punto non può più nascondere la cosa, e quindi è costretto a dare una risposta. Se la risposta è negativa, dopo che si è palesato il tutto, diventa difficilissimo davanti all'opinione pubblica mantenere il punto. Ecco, io penso che vi letta in questi termini, sì, sì, un po'... Cioè, io la cosa che poi non mi fa arrabbiare, per esempio, invece della società Roma, che di solito invece questa dirigenza è molto attenta invece a far trasparire, per esempio, il fatto di questo girone, no? L'anno scorso era, oddio, la prima volta in un ferro, in Gifero. Qui ci abbiamo la possibilità, però andiamo anche a incontrare la squadra più forte del mondo, e con i giocatori più forti del mondo, e anche, no, dà anche un'immagine di sì. Va bene, ok, se dobbiamo perdere perdiamo, però è una festa, sì, no, sì. Quindi l'immagine di carattere europeo, la cosa che però non mi piace è che cercano sempre coinvolgere l'informazione per l'immagine. Ti faccio un esempio, una cosa che non abbiamo oggi trattato, cioè perché sapere da Blind, l'allenatore dell'Olanda, oppure dai tifosi romanisti come Andrea Di Pietropaolo, che una settimana fa qui ci ha detto: io ho visto la presentazione della Roma e mi è parso di vedere dalla televisione che Kevin Strootman non metteva bene. Perché la società fino all'ultimo ha nascosto questa cosa? Anche il caso Castagne non Bravo. Ha gestito bene. Esatto. Cioè, mi sembra che il voler coinvolgere l'informazione appositamente per fare un'immagine, io invece la farei più semplice di quanto la vogliono fare. Per esempio, anche quest'altra faccenda che i laziali, anche ai microfoni del Nido, hanno commentato, della volontà dei tifosi più caldi, degli ultras, della curva, di scioperare domenica, di protestare contro quello che, secondo me, io non mi piace andare in quel settore là, non mi piace, però non significa che non li rispetto, ovviamente quando sono civili, quando sono fascisti e incivili non li rispetto, anzi li prenderei a bastonate, però quello che gli è stato fatto non esiste in nessuna parte del mondo, ma neanche d'Italia, quindi se protestano forse una ragione, secondo me ce l'hanno. Perché la società deve dire quelli sono tifosi di serie B perché non vengono in una partita importante come Roma-Juventus? Secondo me è sbagliato da parte della società in questo fare questa cosa. Cioè, mi sembra che è il voler convogliare l'informazione che loro vogliono per fare un'immagine. E questo è il problema, caro Davide, che la Roma e la Lazio hanno nelle proprie radio e televisioni. Che hanno, no? Sì, sì, perché sì. Lì sembrerebbe che va tutto bene, anche quando la Roma l'anno scorso non vinceva andava tutto bene, nessuno in quelle trasmissioni diceva che si allenavano dalle 11 a mezzogiorno, ecco, e nessuno alla trasmissione della Lazio ti va a dire che lo Tito non ha fatto il mercato. Sì, sì, hai ragione, sono quelle cose che dovrebbero cambiate, per questo mi piace anche più, non dico che mi piace, però rispetto la mentalità della Juve, perché la vedo molto più squadra, molto più concreta, almeno lo era lo scorso anno. Vediamo quest'anno come va, perché già
prima sconfitta, Bonucci dice ma saranno un anno di transizione, ma qui, ma lì. Quindi vediamo un po'. E anche la società dietro che poi fa i giocatori e fa, certo, ti fa progredire la squadra e la fa crescere. Va bene, allora io, siccome adesso abbiamo l'ultima parte della trasmissione che riguardano la parte dei pronostici delle scommesse di Davide e di Cosmo, dobbiamo dire quale, che partite ci staranno, Davide, questo, sì, questo fine. Allora, intanto si stanno giocando le partite in Ligue 1, in Bundesliga, in Liga. Se ce l'hai davanti per caso? No, stavo dando un'occhiata, stava vincendo l'Espagnolo, mi ricordo. Ecco, bravo, stava vincendo incredibilmente al 40esimo l'Espagnolo su un campaccio, sul campo del Villarreal, per 1-0 con la rete di Caicedo. Attenzione perché l'Espagnolo è a 3 punti, non vorrei che i cuginastri fascistoidi passino a 6 punti. Poi Francia, Ligue 1, Guingamp, Marsiglia 0-0. Il Guingamp ha sbagliato un calcio di rigore all'inizio della partita, quindi attenzione, il Marsiglia allenato da Mitchell. E poi guarda un po' l'altro risultato, Germania. Bundesliga, il Wolfsburg 1, Schalke 0. Allora, noi abbiamo aperto la trasmissione io e Davide dicendo, ma chissà se senza Perisic, senza De Bruyne, allora... Questa è la formazione che sta giocando per il Wolfsburg. Castells in porta, Trash, Naldo, Klose, Rodriguez, Diaz, Calaivoqui, Caligiuri, Kruse e Vierigna e Dost, che è l'autore attualmente del gol. Contro lo Schalke, che non è di certo l'ultima squadra arrivata, appunto gioca da Draxler. E gioca Huntelaar e gioca anche un terzino che la Roma ha tentato più volte di acquistare in questa sede di mercato, che Kolasinac. È Kolasinac. Quindi voglio dire, mica stai a giocare contro l'ultima pizze e fighi, eppure ecco qua ragazzi, il Wolfsburg anche senza quei giocatori sta vincendo. Allora andiamo a vedere invece quello che ci attende sabato alle 17. La Ligue 1 parte con Caen Lione, poi alle 20 Angers Nizza, Lille Ajaccio, Reims Lorient, Rennes Tolosa e Troyes Montpellier. La Bundesliga inizia alle 15:30 con Augsburg Ingolstadt, Colonia Hamburgo, Darmstadt Hoffenheim, Mainz Hannover, Stoccarda Eintracht Francoforte e poi alle 18:30 Bayern Monaco Leverkusen. Questa è una bella partita da vedere. La Premier League si inizia alle 13:45 dal St. James Park di Newcastle, e qui insomma il parente di Davide, tuo cugino, parte subito un partitone. Un'altra sofferenza. Grande sofferenza, è vero. Grande sofferenza. Alle 16 Aston Villa Sunderland, Bournemouth Leicester, quindi attenzione perché il Bournemouth ha vinto fuori casa a Londra con West Ham. Il Leicester di Ranieri potrebbe vincere a Bournemouth e continuare a stare nei piani alti della Premier. Poi Chelsea Crystal Palace, Liverpool West Ham, Manchester City Watford, Stoke City West Bromwich Albion e poi alle 18:30 Tottenham Everton, una partita abbastanza interessante. La Serie A alle 18 c'è Bologna Sassuolo, alle 20:45 Milan Empoli. La Spagna alle 18:30 da San Sebastián, Real Sociedad Sporting Gijón, alle 20:30 al Camp Nou Barcellona Malaga, alle 22 Celta Vigo Rayo Vallecano e poi dal Bernabéu Real Madrid Betis Siviglia. Il Madrid, due partite, due squadre neopromosse, la prima l'hanno fermata 0-0, magari la seconda la fermano 1-1, magari. Domenica si inizia alle 14 la Ligue 1 Saint-Étienne Bastia, alle 17 Bordeaux Nantes e poi chiude alle 21, questa è una partita interessante, Monaco Paris Saint-Germain. La Bundesliga alle 15:30 vede Borussia Dortmund Hertha Berlino e Werder Brema Borussia Mönchengladbach alle 17:30. Alle 14:30 la Premier ci propone Southampton Norwich, alle 17 Swansea Manchester United. In Italia alle 18 appunto c'è il big match Roma-Juventus, alle 20:45 Atalanta-Frosinone, Carpi-Inter, Chievo-Lazio, Genova-Verona, Napoli-Sampdoria, Torino-Fiorentina e Udinese-Palermo. In Spagna alle 18:30 il Eibar affronta a casa l'Athletic Club Bilbao, alle 20:30 c'è una bella partita, probabilmente la più bella della giornata di Lega, al Sanchez Pizjuan Siviglia Atletico Madrid, alle 20:30 Valencia La Coruña, alle 22:30 Getafe Granada, insieme poi anche alla Spalmas Levante.
il Monday Night, non c'è Monday Night, quindi niente, anche perché tutti